Bene, eccoci qui per la seconda parte di trasmissione. Direi di fare le pagelline a questo punto. Attesissime come sempre. Allora, Tozzo, io ti do 6,5. Sei e mezzo, sì. Perché sul gol mi pare che è rigore, poco poteva farsi, No, come ma dico fino prima. adesso devo Però ha dire fatto una gran parata. Il primo tempo ha che... fatto Sì, una devo veramente dire una che fino parata, un adesso si è errore comportato grave bene del sto russo. ragazzo. Oh, parò di 6, non di più, eh? Sei, Non di più. sì. Sei. E così Swagger, Anche Swagger Swagger. 6. Russo sarebbe 6, però c'è rigore. Russo per me 5 e mezzo, via. è 5 5. meno meno. Addirittura. Sì, Fa... perché la famosa miracolo di Tozzo viene da un errore grave del Russo e perde palla Cioè, poi attaccante comunque il così. calcio di rigore rischia di farci perdere la partita, Il sta anche calcio di quello, rigore è anche un fallo stupido, secondo me, non Russo è un è giocatore che, assolutamente. ragazzi, io ho degli amici a Siena e mi dicevano Russo è così. Cioè, ti può far vincere le partite, ci ha fatto due gol decisivi, però fa questi errori. Beh, poi ci ha causato anche un altro di rigore, se vi Sì. ricordate. Va bene, Mammarella, Beh, sei, sei, mamma mia. sei, Mamma, sei, via. sei. Anche se ha tribolato parecchio con Berardi dalla sua parte, però diciamo lì c'è anche un discorso sempre legato che non è che dici il giocatore non ha dato il massimo, Diciamo però che un sul campo più ragazzino là piccolo davanti Mammarella riesce a è tenerlo alla fine, sul campo endemoniato. grosso sarebbe stato... Sì. Vabbè. Celli, anche lui qualche svarioncino l'ha fatto, Io direi 6. sei stiracchiatissimo, sei meno meno. Nesta non giudicabile. Nesta Vabbè, invece Nesta non giudicabile. Salzano, 5. Sano male, Per 4, non dire peggio. 4, molto male, No, ma sai perché 5? O anzi, forse quasi 4 mi dava. 4, Perché lui in ogni partita nella quale servirebbe qualcosa in più, ne so, una scossa, uno dei giocatori più, comunque c'ha una carriera siccome migliore. questa cosa sta diventando una Quindi costante, 4 e mezzo. no un episodio, per me è 4, Non è, sì. Cioè non puoi sparire ogni volta che la partita si fa difficile, è una cosa gravissima questa. È cosa che proietti non va mai. No, Mai. mai. Palumbo 6. Palumbo 5 per me, perché anche lui ha Diciamo 5 e avuto. mezzo, io direi 5 e Io mezzo. faccio una media, secondo me. Ma forse anche 6 stavolta, eh. Per me 6 c'è. Sarebbe da commentare, che ha preso l'ennesimo giallo, mi sembra, Vabbè. no? Sì, poi c'è sempre questo discorso solito. Perché, come ho detto l'altra volta, Sì, ma proietti, Palumbo, ne allora accorgi quando non Palumbo ci deve sta. giocare proietti centrale, Palumbo interno da una Mezzala, mo parte, non ce l'avevamo. mezzala E interno difendi se da una parte. ci E sta. difendi se ci O sta, se Paghera, no o in Paghera. questo momento Paghera. Paghera, perché Salzano non mi Non può sta giocare. È convincendo. inutile che giochi Te bene su. piace? È inutile che giochi bene sul 2. Cioè, Salzano gioca. Ufficiale, non mi sta convincendo. Direi. No, ma Paramigos? guarda che ha giocato anche alcune Paramigos te partite. lo dico dopo. Guarda che ha giocato anche alcune partite discretamente, Chi? Salzano. Però sempre Sì, quando il quando va risultato. bene. Ecco. Sempre quando la partita va bene, allora sì. Quello Va dico. bene, Paghera io do 6,5. Anch'io. Sì, Quasi anche 7. io. 6 e Se mezzo. segnava era 7 pieni. 6 e mezzo, via. 6 e mezzo Però ci sta. grande dinamismo, Se avesse grande fatto quel cattiveria, grande gol, intensità, per me è bene. no? Poi, Quando oh, va bene, incredibilmente, ancora di testa Paghera, è bene. con Anche con l'Avellino, tre l'Avellino. occasioni di testa, prende lui il palo di testa. Allora, non è un caso. Evidentemente il ragazzo si inserisce molto bene e ha dei bei tempi di Eh giocata di sì. testa, perché. Però la cosa clamorosa è che non è che Paghera, che è alto come me, anche un pochino più piccolo di me, possa colpire testa Va e bene, gli altri no. va bene così. Proietti 6 e mezzo, Anche sei e anche se mezzo. per l'importanza forse era anche di più, però la Vabbè, partita un vediamo. tempo 6 e 6 mezzo. e mezzo. Io mi viene detto non giudicare, non No, capisco che fa in io lo campo devo questo. giudicare, Damiano, Io non so che male, fa. male, Non so che 5. fa in campo questo. Direi che questa è una scelta sbagliata di Gallo, perché l'ha voluto lui. Cioè, non lo so se l'ha voluto lui, ma comunque, insomma, negli ultimi giorni di mercato è arrivato Damiano, Famo invece 5, ma ti giuro, fatico a dare un di Adriano. Il giudizio. famoso impalpabile che si dice nel Beh, calcio. impalpabile è Salzano, secondo me Damiano è proprio in Neanche ritardo, Damiano. c'ha un basso Allora, inferiore agli Furlan altri. 5,5. Furlan Stavolta non ha e giocato una 5. gran partita. Sì, tra 5 e Forse non era al 5 campo suo, piccolino, non trovava io. Sì, spazio. ma anche qui, E poi il primo anche tempo, qui deve finire trequartista. questa storia del Furlan trequartista. Bravo, Furlan deve giocare. Allora, la Ternana, se gioca con le 2 punte più Furlan, deve giocare 4-3-3. per forza. Con Partipiro da una parte, Furlan da quell'altra e Ferrante là in Sì. mezzo. Punto. Senza tante storie. Partipiro, 6. Partito Non 6 meno, è via. stata una delle sue migliori, Appunto, ma 5 e è uno di mezzo. quelli vivi là davanti, è sempre vivo. Lo vedi? Non si Forse risparmia. se avesse iniziato lui con l'Avellino, la partita sarebbe stata Ma diversa. no.
anche se adesso non siamo 70 minuti in panchina, stiamo parlando di Tevez, per carità, però, capito, ma in però, questa categoria però, è un signor giocatore, se permetti, Ferrante 6 e mezzo. Ferrante, sì, il gol. 6 e mezzo per il gol, perché poi mette sempre tutto, c'ha un peso specifico, è l'unico che ha un certo, ma anche con l'Avellino quando è entrato si è vista la differenza, ma certo che sì, anche se si è mangiato il gol. Comunque l'avete sicuramente notato, il gol di Ferrante di ieri è clamoroso, perché il portiere loro non esce, prende gol, Ferrante sta a un metro dalla porta, prende posizione, e il portiere non esce, una cosa incredibile. Scusate, l'ho rivista, dove stava il portiere? Lì stava sulla riga di porta, no, il portiere è piantato sulla riga di porta, e Ferrante segna a distanza praticamente di 2 metri, mai vista una roba del genere, che un portiere rimane fermo sulla riga di porta, cioè su un cross in quella maniera. Sarà che abbiamo azzeccato uno schema sul calciatore, no? No, perché si ritrova tra l'altro. Non è che gli hanno fatto un blocco, dicono. No, Ferrante stacca. Cioè, non sperato. No. Diciamo che Ferrante vince clamorosamente il duello fisico col marcatore che arriva addosso e lo rimbalza e si libera. Ma se fosse stato Tozzo o Iannarilli a rimanere lì sulla riga di porta, quante ce ne avremmo? Qualche cosa gli dicevamo. Però bisogna dire che era una bella tornare all'area, non era neanche semplice scegliere il tempo di uscita, visto che era corta. Infatti quello dicevo tante volte, avesse avuto un blocco. Non era a centro, era sul primo palo, non era così. Non è facile. Non era così sicuro, non so d'accordo. Però il calcio ti dice che dentro l'area piccola, però quantomeno si doveva muovere e trovarsi di fronte alla traiettoria della palla, quello probabilmente avrebbe preso. Tante volte sul primo palo non te l'aspetti. Probabile che la prende sui denti, ma vecchia regola del portiere, alzi il ginocchio, esci con il ginocchio alzato. Non l'ha fatta a tempo, guarda, c'ha ragione Guerrino, perché quando la palla spiove fai tempo a fare sul primo palo, può coglierti un po' impreparato. Poi bisogna rivedere i movimenti, se c'è trovato qualcuno davanti. C'era tanto traffico. Torromino 5, qualche timidissimo 5 e mezzo, segnale, sì. 5 e mezzo. Qualche timidissimo segnale, però punto insomma, 5 e mezzo. Vabbè, 5 più. Pochino più di brio, diciamo. Gallo 6. Niente di eccezionale, però le scelte di mercato cominciano a non convincermi. Vabbè, adesso io giudico la partita un po' sopra. Vediamo da 6 meno. Lo diciamo dall'inizio. Non ci convince anche qualche scelta, voglio dire, no? Il portiere lì, bisogna qualcuno. Ieri hai detto bene tu, io gli do 6 meno perché ha riproposto sto 4-3, almeno primo tempo, 4-3-1-2 con Furlan definitore, che non è il ruolo suo. Come dici tu? Allora, se dobbiamo giocare con la difesa a 4, facciamo un bel 4-3-3, in non possesso 4-4-2, come contro ormai la Regina, siamo andati benissimo. Per giocare esterno. E Furlan esterno di centro. Sassi, no? Anche perché, ecco, secondo me è stato un errore, secondo tempo ci siamo messi 4-3-3, non ho pensato a scriverlo sulla grafica, ma Furlan è sempre a sinistra e Partipiero sempre a destra, quando io invece avrei fatto l'inversione, cioè Furlan sul proprio piede. Questo si può fare con 2 esterni che convergono e tirano, questi invece sono 2 esterni, soprattutto Furlan che va sul fondo, quindi è meglio giocare. Partipiro l'ha fatto un gol bellissimo a Francavilla convergendo da destra verso sinistra, però Furlan è uno che dà il massimo se sta a destra, quando può scatenarsi nell'uno contro uno, invece a sinistra non lo riesce a fare perché è un destro. Che poi dopo non già il piede buono per crossare. Certo. Io per esempio, no? Il Gallo non lo capisco. Questo era un campo in cui poteva giocare vantaggiato, forse sì. Proprio perché era piccolo, non bisognava. Però dopo la prestazione in casa con l'Avellino non potevi dire. Ma io non l'avrei fatto giocare con l'Avellino. Infatti forse Ferrante e Partipiro che stavano andando bene non andavano tolti. Io ti ripeto, la partita con l'Avellino per me è una serie di errori uno appresso all'altro, grossi come una. Però è rimasto deluso anche Gallo, Enrico, perché ecco, forse tu dicevi non hai sentito l'intervento. Però ti garantisco che anche lui. Te la ricordi la chat nostra, sì. Ha sottolineato il fatto che questi due attaccanti gli ha dato l'intervento. No, dico, lui gli ha dato l'ennesima occasione a questi due attaccanti, da quello che ho capito dalle sue parole, che poi non erano neanche però, troppo criptiche, però è rimasto un po' deluso anche lui. Ok, però anche lì, perché tutti e due insieme? Perché ha riprovato. Mettine uno, no? Beh, uno aveva già giocato, mi pare Marilunga aveva già giocato. Ecco, allora davi una chance avvantaggiato, lo facevi giocare con Partipilo. O con Ferrante, che è la stessa. Secondo me, in questo momento, questa è la mia opinione. Fandaggiato dall'inizio non può giocare. Che quando trova una squadra che ha le stesse condizioni atletiche, lui non prende. Invece, se entra con le squadre stanche, come tutti gli attaccanti, magari non brillantissimi atleticamente, che però vedono la porta, se trova lo spiraglio, la butta dentro. Quando devi recuperare una partita, quando c'è un'area affollata, ecco, sui cambi piccoli come questo qui, perché lì. Su quei cambi, se una palla vacante, vantaggiato la butta dentro. Però dall'inizio, vantaggiato, se si trova un difensore che parte dall'inizio come lui, la palla la vede poco.
perché la mobilità di Van de Giaud in questo momento non è quella di un partipilo, comunque, neanche quella di Ferrante. La prossima settimana entra novembre, ci stanno i santi, i morti, ecco, cominciamo a mettere consigli per gli acquisti che tra due mesi... Beh, ma tanto l'abbiamo detto tutta l'estate, ma glielo diciamo, no? Allora, io farei un bel, diciamo, una riorganizzazione in attacco, secondo me davanti un paio di giocatori potrebbero essere tranquillamente ceduti o fare la risoluzione di contratto, e poi prenderei quello che dici tu, un attaccante diverso dagli altri, strutturato, fisicamente forte, sul quale vuoi fare anche la giocata, certo, no? della palla lunga a scavalcare il centrocampo, e poi un famoso, ormai celeberrimo, quasi mitologico centrocampista difensivo, interditore, chiamiamolo come pare, che dia una mano anche in mezzo a fare un po' di legna, sicuramente manca. E no, poi dà una mano, scusa Gianni, mi sa che ne abbiamo parlato durante la partita con l'Avellino, forse, però qui no, che poi deve dare una mano anche in difesa, perché sui calci piazzati il centrocampista alto, certo, forte fisico, come facevano, mo io dico, parlo di Brevi e Di Deo, ma ve lo ricordate, stavo dicendo qualche giorno fa, ma lo ricordate Brevi e Di Deo, quanti palloni di testa respingevano la nostra area? Brevi era perché il centrocampista dà una mano, no? Invece noi, i nostri... Allora, anche avendo un paio di difensori alti, ma i nostri centrocampisti però dal punto di vista proprio dell'altezza non danno una mano alla squadra, e quindi magari ti ritrovi l'avversario, che ne so, non proprio il centravanti, ma un altro libero di testa, e questo è il problema, no? Per questo dico almeno un attaccante o almeno un centrocampista, certo, che devono dare una mano, per esempio lo stesso Avenatti, vi ricordate quando veniva in difesa e dava una mano di testa? Come no, ma certo, capito? Certo. Questo è il discorso che io non capisco. Non capisco, ci avrà i suoi motivi, perché Gallo non riesce a intenderlo? Perché è vero che possiamo giocare a pallone meglio di altri, ma in alcuni, specialmente in Serie C, servono alcuni tipi di gioco, a meno che non sei nettamente più forte poi, oggi, e te ne freghi, cioè, ma non è il caso nostro. No, ma poi 10 partite, quando ne abbiamo fatte? 12 partite, in 12 partite non ha piovuto mai, campi sempre asciutti. Quando arriveremo, faremo qualche partita con campi pesanti, no? Fangosi, lì viene fuori ancora di più. Ma non perché questa squadra manchi di grinta, perché di grinta questa squadra ce l'ha, avete visto come vuole recuperare il risultato, manca con l'Avellino il problema è che non è che manca la grinta, e non manca neanche, come posso dire, il furore agonistico, manca però che in aree avversarie e anche nell'area nostra, manca proprio, te l'ho detto, adesso citavo Brevi e Di Deo, ma lo stesso Avenatti o altri centravanti che abbiamo avuto, che magari non erano fortissimi, però venivano a dare la mano in difesa. E quante volte ci hanno fatto comodo? Contro l'Avellino, che ti ha fatto un bunker davanti alla porta, cominciavi oppure a fare. Oppure metti dentro Diachite. Un po' di mischioni. Oppure, ecco, adesso c'è Diachite, potrebbe far comodo Diachite. Va bene, senti, facciamo l'ultima pausa e poi chiudiamo la trasmissione. A tra poco. Devi sottoporti a risonanza magnetica? Affidati allo studio di radiologia Braconi di Terni. Da noi trovi la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, unica nel centro Italia. Le bassissime emissioni dei nostri macchinari sono ideali in campo pediatrico e per donne in età fertile. Fai qualche chilometro in più per molte radiazioni in meno. Prenotazione in 24 ore e consegna dei referti immediata. Studio di radiologia Braconi a Terni, in via Paginotti 8, zona Piazza Tacito, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. ADSL collega aziende e privati ad internet. Megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia ADSL. Telefono 0744 403 403. Bene, eccoci di nuovo in studio per gli ultimi minuti di trasmissione. Io direi di dare un'occhiata a quelli che sono stati i risultati di questo turno. Allora, spicca chiaramente la vittoria in trasferta ad Avellino della Regina 2-1, poi Catania-Bari un altro bel match 0-0, Picerno-Paganese 2-0, Viterbo-Siculo-Aleonzio 2-0, Bisceglie Virtus Francavilla 0-1, Catanzaro Rende 1-1, questo è molto inatteso questo risultato. Sì, direi.
Monopoli, Potenza 3-0, questo pure cominciano quei famosi scontri diretti di cui parlavamo, che chi li vince uno però li perde, per cui... Domenica ce n'è un altro, Potenza Regina. Ecco, Teramo Casertana 4-3, Vibonese Ternana 1-1, Cavese Rieti 0-2, oh Rieti, in grosso spolvere. Spolvere in questo periodo. Lo stesso Rende, vedi che ha vinto una partita, una pareggia. La stessa Viterbese, che è vicina a noi, e devo dire che è una squadra che sta sorprendendo, mo non sarà, per carità, però guardate la classifica, dopo le migliori, dopo quelle più in forma, la Viterbese sta lì, insieme al Teramo che sta risalendo, insomma è una sorpresa la Viterbese. Sì, ma il risultato clamoroso, ecco, come dicevi tu, è il Rende che pareggia a Catanzaro. Per quanto riguarda Avellino Regina, devo dire che l'Avellino mi pare che con la Regina ha pagato la fortuna che ha avuto con noi, perché è una partita che non doveva perdere, però vedi, tante volte che a me si vincono anche così. E a proposito di Regina, è già un tentativo di mini fuga. Sappiamo adesso che prova Toscano, a Potenza, però adesso Toscano va a Potenza, quando, però anche perde rimane prima. A proposito di Regina, anche nel caso però in se, cui... se noi dovessimo vincere contro questo avversario, che sulla carta è la nostra portata, poi facciamo tutte le scaramanzie. Noi dovremmo cercare di massimizzare questo doppio. Picerno e Paganese si sono affrontati. Io l'ho guardata la partita un pezzetto, visto che adesso le avremmo tutte e due in casa. Sono due squadre alla nostra portata. Sì, certo. La classifica dalla seconda in poi è molto compatta. Picerno ha vinto, no? Era a 10, era fra le ultime, adesso ha vinto sta partita, veniva dalla sconfitta 4-1 con la Regina, ma, insomma, a casa nostra. Magari questi ci hanno studiato, si metteranno dietro, non sarà una passeggiata, però insomma, hanno un buon attacco. Non so se vogliamo parlare dell'avversario prossimo. C'hanno due attaccanti bravini, che sono, giocano 3-5-2, guardate, l'allenatore Giacomaro, giocano sempre 3-5-2, c'hanno questi due attaccanti che si completano bene, vengono dalla Serie D tutte e due, Esposito e San Daniele, Esposito e Capitano, una buona squadra, ma insomma, ecco. E poi dopo abbiamo anche la Paganese, che via, diciamo anche lei sarebbe la nostra portata sul nostro campo. Poi due partite in casa non è mai facile vincere tutte e due, No, però questa potrebbe essere l'occasione, Qualcuno dice 4 punti, 2 partite in casa va bene, però bisogna vedere anche chi affronti. Secondo me, anche per recuperare i punti che abbiamo lasciato per strada, con l'Avellino in particolare, vanno vinte tutte e due. Per rimanere lì, perché poi vediamo che succede. Dopo a gennaio, magari non è mai successo negli ultimi anni. Ci siamo rimborsati. Magari a gennaio prendi due giocatori che ti fanno fare il salto di qualità e te la giochi. Poi devi arrivare in una situazione di classifica che ti permette di ambire. Perché poi il primo, a giocartela. Vedi, adesso ti faccio fare una risa. Abbiamo ripetuto sempre: se arriviamo primi, siamo promossi, ma se arriviamo ai playoff è tutta la gioia. È vero che se arrivi secondo, terzo, magari sei favorito, ma è comunque una lotteria. Anche perché la Ternana ha un terzo praticamente di campionato. Ha già fatto un numero di sconfitte troppo alto, perché le squadre che vengono ai campionati perdono 5-6 partite in tutto. Noi ne abbiamo già perse 3. Però non abbiamo vinte tante, quindi magari sì, però abbiamo, siamo lì. Ci abbiamo 1,90 di media punti a partita. Poco, quindi, guarda, però la proiezione è sui 72-73 punti, che non ti fanno vincere il campionato e ti mettono nelle condizioni di fare i playoff da seconda, terza o quarta, insomma giù di lì. Il problema nostro che ci abbiamo è che quando tu ti metti nell'ottica di dover già recuperare 5 punti, perché la Regina ha fatto una mini fuga, no? C'ha 5 punti di vantaggio. Quindi le prossime due, se vuoi rimanere attaccato al treno della Regina, devi vincerle, secondo me, perché 4 punti non bastano. Vabbè, però il campionato è lungo. Adesso. Sì, è lungo, Gigi, però... Diciamo che scoraggia il fatto che la Regina sembra non perdere un colpo e è forse la squadra insieme al Bari più attrezzata. 5 punti non so. Poi non prende gol. Dicevamo che non giocava l'attaccante. Non ha perso mai. No? Dicevamo che non giocava l'attaccante. Boh, questo ha 39 anni, ha fatto 2 partite e 4 gol. Guarda caso che... No, perché dicevamo, sai, giocano bene, non prendono gol, però hanno solo corazza. Magari lo pigliavamo noi, faceva come Baiano. Però Dennis l'abbiamo... Dennis è un attaccante di serie. Sì, ma noi abbiamo preso Baiano e c'è l'attaccante, non so se tu lo ricordi, sì, me lo ricordo. Per Riga dire, no? Riga no? Ma tanti. Vabbè, abbiamo preso Cornacchini, non c'è niente a che spartire con Dennis. Dennis è uno che ha fatto un sacco di gol. Però c'ha 39 anni, non è uno che pesa 33, no? Ma sì. Lo stesso vantaggiato, quando l'hai preso, sembrava un crack, o no? Sì. Aveva fatti 22 gol l'anno prima. E poi magari va, torna a Livorno e fa 20 gol, che ne so. Comunque, secondo me, dobbiamo puntare proprio al punteggio pieno, portare a casa 6 punti. Perché poi... Ti ho detto, 5 punti di distacco, è vero che ancora siamo un terzo del campionato, però cominciano a essere parecchiucci. Anche perché poi, tra l'altro, se non fai 6 punti, è facile che Bari ti salti addosso. Per cui
se vogliamo tenere la seconda e la terza posizione, secondo me c'è da dire un'altra cosa, squadre assolutamente da portare. Che se ieri, no? Poi questi coi ma, se ieri avessi perso e non avessi avuto quella bella reazione nella ripresa, o comunque avessi avuto reazione, secondo me già anche la posizione di Gallo non era al massimo. Certo. Perché, vabbè, comunque tanto questo ormai non è successo. Secondo me, allora, e qui chiudiamo poi la trasmissione. Si sono create anche un po' troppe aspettative da questo. Cioè, certo, eravamo primi. A stare primi parecchie giornate, la gente si è convinta che non eravamo la squadra più forte. Per fortuna ci stanno le registrazioni tutte online, l'abbiamo detto subito, che era una squadra che doveva arrivare ai playoff. Doveva essere completata. Doveva essere completata e comunque così può arrivare ai playoff. Cioè, assolutamente. Ah, no, ma anche in buona posizione. Anche in buona posizione. E non è, secondo noi, la più attrezzata per vincere il campionato. Certo, questa regina che prende il largo fa pensare, ma il Bari, come potete vedere, sta lì. Come voleva si dimostrare, è già tornato pienamente lì tra le prime quattro e lanciato verso... Cioè, come ha deluso il campione, come ha deluso le aspettative, la Ternana l'anno scorso, che in quel girone doveva stravincere, penso a me, in tutti gli anni che seguo il calcio, è capitato raramente. È capitato di squadre che devono vincere il campionato e salire ai terzi. Ma che la Ternana arrivasse in quella posizione classifica con la squadra che aveva rispetto agli avversari, io penso che è un caso unico. Ci siamo salvati alla penultima giornata. Caro Gigi, io ti dico che c'ha tutto un senso, perché tu hai fatto un campionato osceno in Serie B, con Bocchesci prima e Decanio poi, arrivando meritatamente ultimo, e da ultimo ti sei incarognito per mesi a dire io devo giocare in Serie B, mi devi ripescare. Vabbè, questo... No? Poi lascia perdere, hanno fatto le peggio porcate, siamo d'accordo, ma anche tu. Ma con quale faccia, con quale dignità ti sei presentato a dire... Che forse se l'avevano capito in ritardo per risalire dalla Serie C sul campo era difficile. Allora, invece di perdere mesi e mesi a giocare a singhiozzo, 7 partite in 3 giorni, la squadra preparazione, la squadra l'hanno fatta, hanno fatto un disastro. Dopo l'allenatore e forse tutto torna. Alla fine vedi che si è salvato la vita. Quest'anno che hai fatto una squadra inferiore sulla carta rispetto a quello dell'anno scorso. L'anno scorso è ripartito e ammazziamo il cammino. Ma più che altro sono gli avversari quest'anno che sono più forti. Quest'anno hai fatto una squadra equilibrata, giusta per la categoria, ti mancano un paio di tasselli. Ma non perché ti mancano numericamente, perché hai troppi doppioni e meno la pedina. Ma era più facile il girone corretta. L'anno scorso, no? E il girone l'anno scorso era una cosa ridicola rispetto a quello di quest'anno, che invece è tosto. Per cui ripetiamo, noi pensiamo che la squadra così com'è possa arrivare ai playoff e debba arrivare ai playoff, perché per quello è. Se poi a gennaio si interviene, cosa che non si è mai vista qui. No, a proposito della retrocessione, insomma, salta agli occhi il fatto che abbiamo mandato via Liverani, che adesso ieri... No, vabbè, non ricominciamo da capo. Non ricominciamo, ma carità, è un peccato originale che paghiamo, che adesso Bandecchi, tra l'altro, dopo negli ultimi 2 anni, non si può dire che non abbia voluto spendere, no, boh, magari per carità non ha fatto, però il giocatore l'ha presi, no? Quindi quell'anno, secondo me, magari lui ha voluto risparmiare, ma che l'allenatore gli abbia detto mi va bene questi, mi vanno bene questi, perché se ne prendi i giocatori migliori poi dopo io non so che farci perché non ci riesco a ragionare, a me nessuno me lo leva dalla testa. Beh, allora se giudichi i risultati di quell'allenatore, i risultati stanno sotto gli occhi, sta facendo, guarda dove sta in classifica, io me lo ricordo, dove sta Liverani, che ieri ha fermato anche la Juve, ecco. Perché il tempo è galantuomo. Va bene. In questo caso è stato galantuomo molto veloce. Tante volte è galantuomo dopo parecchio. No, è stato galantuomo subito. Vabbè, un annetto. Neanche. Stavolta però non è che ci volevano scegliere. No, se una volta viene Bandecchi, abbiamo detto lo invidiamo. Io gli voglio domandare se la scelta di prendere Bocchesci è stata la sua o qualcuno gliela consiglia. Solo questo. No, e soprattutto più che di prendere Bocchesci, di mandare via Liverani per prendere Bocchesci. Perché io Liverani, per capire, per ma Liverani sarebbe rimasto a qualsiasi condizione. No, per capire. Hai visto Coppola? Coppola secondo di Liverani, che no? Sì, perché non sostituito, ce l'aveva qui. In panchina. Quindi anche Coppola, insomma, vabbè, sì, sta mezza Ternana là dentro. Sì, sì. Cariello. Cariello, Petriccione. Lo scorso c'era Palombi pure, mi sa. Va bene, basta. Siamo tutti un po' provati oggi. È triste questa cosa comunque, veramente, dai, insomma. Tra dolori di stagione, mali di stagione, nottate in bianco a vedere i risultati delle elezioni. Basta così. Vi ricordo che andiamo in onda alle 20 di martedì su ETV, canale 14, e alle 22:30-35 su Rete Sole, canale 13 del digitale terrestre. Se no, su YouTube, sul nostro canale di OnTV.
Ringrazio Gigi Manini, ringrazio Gianni Giardinieri, grazie, ringrazio voi che continuate a seguirci nonostante la nostra presenza e ci vediamo martedì prossimo. Ciao, grazie.